Cari ragazzi, l'anno scorso ho lasciato l'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi e il bellissimo territorio dell'Appennino. Per insediarmi nell'arcidiocesi di Sorrento, Castellammare di Stabia e nell'altro territorio altrettanto bello e interessante della penisola sorrentina. Ma voi ragazzi dell'Alta Irpinia siete restati nel mio cuore per sempre. Rivolgo un saluto cordiale a tutti voi, ai vostri genitori, ai vostri docenti, al dirigente scolastico. E passo le consegne all'arcivescovo che mi ha succeduto, Pasquale Cascio, con cui continuerete il cammino di fede. E anche tramite il cinema che voi ragazzi imparate ad allargare la vostra immaginazione e a sognare un po' in grande, impegnandovi ogni giorno a realizzare i vostri sogni. Buongiorno, sono il nuovo arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi con Zanusco Bisai. Ciao, mi chiamo Pasquale Cascio, sono qui dal 5 gennaio 2013. Innanzitutto saluto voi ragazzi che state vivendo un momento di amicizia tra voi e di esplorazione del territorio che vi circonda. So che è un'esperienza che ripetete ogni anno per conoscervi e conoscere. E so che avete avuto sempre la compagnia e la simpatia del mio predecessore, Monsignor Francesco Alfano, che ringrazio per questo e per tutto quello che ha fatto per la bella terra dell'Alta Irpinia. Siete qui per fare esperienza di visione, la visione del creato, la visione del mondo cinematografico, in cui il creato è portato dalla scelta e dall'arte del mondo. Siete qui per vedervi in questo creato come persone meravigliose e come comunità di uomini e donne meravigliosi. E il mondo del cinema esplora il cuore della persona e esamina il mondo degli uomini nel tentativo di vivere insieme. Grazie perché accogliete la mia parola. Buon divertimento? Sì. Buona visione? Sì. Imparate a usare l'immagine, ad immaginare e a costruire la vostra immagine personale. Ciao! Ciao a tutti, sono Serena, dell'Istituto Maria Santissima di Montevergine. Un saluto particolare agli alunni.
del Circolo Comprensivo di Vironi, Cunza e Teora, che vedranno a maggio questo cortometraggio. Con l'invito a tutti i ragazzi a visitare il Santuario di Monte Vergine e l'Abbazia di Loreto. Noi ci impegniamo a visitare presto la bellissima Abbazia di Loreto. Ora passiamo al video. La mia amica Sonia a causa della crisi si sentiva prigioniera e senza sogni, come i pesci in un acquario. Ma l'altra notte ha sognato di regalare carote bianche. Alle persone sole, di camminare con animo puro. I giardini delle fiabe. Tra riti e tradizioni. Cuore, l'ancora della speranza, traboccare i sogni per il futuro. Ha perseguito la bellezza e la potenzialità dei suoi sogni e dei sogni dei suoi amici. E adesso vi parlerà insieme ai suoi amici proprio dei sogni per il futuro di alcuni suoi compagni di scuola. Sogno per il futuro. Vuole fare l'architetto e disegnare giardini per gli hotel di lusso in tutta la regione Campania. Per
favorire il turismo internazionale. Ha uno straordinario sogno per il futuro. Vuole aprire un'agenzia turistica. Per potenziare il turismo giovanile. Quella della terza età. E quello religioso. La regione Campania, in particolare nella penisola sorrentina. Nella provincia di Avellino. Nella costiera amalfitana. Tutte le bellezze paesaggistiche. La buona cucina e i prodotti tipici. Ha un sogno per il futuro. Vuole creare una zona agricola. Per coltivare i prodotti biologici. Con annessa una fattoria didattica. Per trasmettere ai bambini l'amore per gli animali. Per la natura e per l'agricoltura.
sono. Ci sentiamo tutti un poco disorientati. La crisi ha rallentato l'evoluzione dei vostri sogni, ma non importa se andate avanti piano. L'importante è che non vi fermate. E ricordatevi di conservare sempre nel cassetto un sogno per il futuro. Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità. Solo voi potete dare un senso e una svolta positiva alla vostra vita. Però i vostri propositi, senza impegno, studio e fedeltà, sono fragili e vuoti come un guscio d'uovo. State attenti alla gestione della vostra vita. Se fate una cosa sbagliata, perdete l'occasione per farne una buona. Perché vi occorre lo stesso tempo. Coltivate sempre con un fiore la bellezza dello spirito. Ricordatevi che nella vita potete superare ogni ostacolo. Se combattete abbastanza duramente per trovare il coraggio dentro voi stessi. Bimbi, ma che vi alzate a fare? Siete, che da dove andate? Ma oh, Gesù, Giuseppe, sta andando in mezzo. Ma hai finito il cortometraggio, mica il film? Allora, vi dovete sedere. Vi dovete sedere. Vi dovete sedere. No, basta tutto con un piacere. Mamma che... Prova. Va bene, adesso invito tutte le autorità presenti a raccomandarsi sul palco.